importante nel panorama automobilistico mondiale, il Salone di Ginevra, ricco di restyling e anteprime mondiali che stupiscono il grande pubblico, ma a farla da padrona sono sempre loro, le supercar, quelle che non puoi non guardare con ammirazione, con un sogno nel cassetto difficilmente realizzabile. Ferrari si presenta con l'elaborazione super sportiva della tradizionale 488, dove la denominazione speciale pista ne mette in bella luce il carattere. Il V8 col marchio del cavallino erogherà 720 cavalli, la cifra più alta mai raggiunta da un V8 Ferrari. Più potenza, meno peso e più carico aerodinamico, questa è la ricetta vincente del brand di Maranello. Lamborghini debutta con la Huracan performante Spider, che riesce ad essere velocissima anche senza il tetto. La scoperta di Sant'Agata monta un motore V10 da 640 cavalli ed un sistema di aerodinamica attivo evoluto, ideale per chi frequenta spesso la pista. McLaren sforna la bomba, la vettura più estrema mai prodotta dalla casa leader della Formula 1. 800 cavalli, tutti sull'asse posteriore e fibra di carbonio ovunque. La McLaren Senna pesa meno di 1200 kg per un rapporto peso-potenza da record. Il tasto di accensione è sul cielo della vettura, come un elicottero. La Porsche più cattiva è pronta a tornare, la 911 GT3 RS, tanta potenza in più e un alettone che non passa inosservato. 520 cavalli erogati dal V6 aspirato, a cui piace girare in alto, ad 8000 giri si ha il picco di potenza. In casa Porsche spunta anche la Mission E-Cross Turismo, la prova tangibile di come la casa veda il futuro. Prosegue quindi l'evoluzione di una vettura davvero sportiva e mossa solo da propulsione elettrica. In casa Mercedes l'AMG GT4 deriva direttamente dall'AMG GT, ma la linea si allunga per ospitare anche i passeggeri posteriori. La sua variante più performante sarà l'AMG GT63S, che monta un motore 4 litri biturbo, di fatto un 8 cilindri da 639 cavalli. Al Salone di Ginevra la Zenvo presenta la nuova versione della già estrema TS1 GT. Rispetto al precedente modello è ancora più leggera e supera i 1200 cavalli e mette nel mirino tra le auto più veloci al mondo i modelli Bugatti, grazie agli oltre 400 km orari che è capace di raggiungere. Tra le super veloci non poteva mancare la Koenigsegg, che a Ginevra debutta con la Regera modificata nell'aerodinamica. E poi Aston Martin, la nuova Vantage è finalmente arrivata, le linee vengono stravolte per tornare al passo con i tempi, viene meno l'eleganza per far posto alla sportività assoluta. Motore V8 di derivazione Mercedes, non più aspirato ma biturbo. Insieme a lei anche la Lagonda, un concept capace di coniugare lusso e rispetto per l'ambiente in virtù della propulsione elettrica. E infine non può mancare Pagani, che a Ginevra celebra il fatturato record dello scorso anno con due esclusive supercar, una Huayra Roadster personalizzata con specifiche per gli Stati Uniti ed una Zonda HP Barchetta realizzata in soli 3 esemplari e mostrata la scorsa estate a Pebble Beach.